Sì, l'iniziativa è all'interno del programma di quest'anno che abbiamo lanciato su tutto il tema della filatelia e delle poste, proprio perché appunto da quest'anno, il 1° di luglio del 2010, celebriamo i 200 anni dell'ufficio postale a Gandino. Sono 200 anni che l'ufficio postale è nato in via Papa Giovanni, qua sotto la piazza. È nato proprio come luogo di smistamento della posta per i 10 comuni della Val Gandino e della Media Valle Seriana. È stato il primo di questo territorio, e grazie un po' all'impegno del Circolo Filatelli, del Gruppo Filatelico Val Gandino e del Circolo Postale di Gandino, che sono due gruppi che si sono sempre attivati sul tema dei francobolli, abbiamo attivato un programma che parte dal 1° luglio e si conclude l'11 di luglio. In particolare, quali saranno le manifestazioni, le principali legate a questo evento? Ecco, le principali iniziative fondamentalmente sono tre. Innanzitutto, il 1° luglio proprio verrà presentato un libro che il professor Mario Carrara ha elaborato, raccogliendo tutta la storia delle poste dal 600 fino ai giorni nostri, quindi con particolare riguardo alla corrispondenza gandinese. Quindi un libro che verrà presentato proprio il giorno 1° luglio presso l'auditorium del convento delle Suore Orsoline. Sempre nello stesso auditorium realizzeremo anche una mostra di francobolli e di lettere molto importanti, che sono state un po' la corrispondenza del territorio per tutta la nostra valle e in particolare per Gandino. Quindi ci sarà una mostra che durerà dal 1° di luglio fino all'11 di luglio, quindi in orari normali di apertura, come sono i normali uffici, con aperture maggiori il sabato e la domenica. Ci sarà la possibilità appunto di vedere e di conoscere questo mondo, del mondo della filatelia. L'altro tema importante, sempre il 1° di luglio sarà possibile avere l'annullo postale, verrà fatto un annullo postale specifico per i 200 anni, quindi ci sarà la possibilità per tutti i collezionisti di avere l'annullo e il timbro postale sulle cartoline e sulle lettere per poter ricordare questo importante evento. Il momento, diciamo, più istituzionale lo facciamo il giorno 3, il sabato pomeriggio, dove affiggeremo sui muri di dove era allora il primo ufficio postale una targa che ricorderà a memoria questo evento. È inserita all'interno del programma della Notte Bianca del 3 di luglio, dove di fatto passerà il trenino. Non abbiamo la carrozza, non abbiamo i cavalli, ma visto che abbiamo il trenino, questo trenino porterà le autorità e tutti i ragazzi e tutti gli addetti o gli appassionati di filatelia, partendo dal fondo Gandino, a salire. Arriveranno lì all'altezza dell'Orafo Mauro, dove era il primo ufficio postale, verrà scoperta la lapide, e poi si andrà a visitare la mostra.